Ciao ragazzi, bentornati. Siamo giunti al settimo capitolo di questo nostro breve viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. Prima di partire, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Nei primi mesi del 1917, due grossi fatti mutano il corso della storia della guerra. All'inizio di marzo, uno sciopero generale degli operai di Pietrogrado si trasforma in un'imponente manifestazione contro il regime zarista. I soldati che sono chiamati a ristabilire l'ordine si rifiutano di sparare sulla folla e così la sorte della monarchia è segnata. Il 15 marzo lo zar abdica e dopo pochi giorni viene arrestato insieme all'intera famiglia reale. Inizia così un processo che porterà al collasso militare della Russia. Dopo circa un mese poi gli Stati Uniti decidono di entrare in guerra contro la Germania. Germania che nel frattempo, nei primi di febbraio, ha ripreso la guerra sottomarina indiscriminata per cercare di chiudere la guerra in tempi brevi. Tuttavia l'intervento militare americano risulterà naturalmente decisivo sia sul piano militare sia su quello economico e sarà in grado di compensare l'uscita dalla scena della Russia. Tuttavia va ricordato che, almeno all'inizio, gli Stati Uniti non posseggono un esercito in grado di competere con quelli europei. E se pensiamo poi alla potenza militare che metteranno in campo gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, per quanto riguarda la Russia, come ho detto poco fa, il crollo del regime zarista è il preludio allo scioglimento dell'esercito. Infatti, molti soldati abbandonano il fronte rifiutandosi di riconoscere l'autorità degli ufficiali. Da questo momento, per cui il ruolo della Russia nella guerra si può definire pressoché nullo. E i tedeschi penetrano così tanto in profondità nei territori dell'ex impero zarista che, raggiunti i propri obiettivi, possono trasferire gran parte del contingente militare verso Occidente. Nel frattempo, per le potenze dell'intesa colpite dalla guerra sottomarina e in attesa dell'intervento militare americano, i mesi tra la primavera e l'autunno del 1917 sono i più duri dall'inizio della guerra. E inoltre alle difficoltà militari bisogna aggiungere anche le difficoltà politiche e psicologiche causate dalle ripercussioni degli avvenimenti russi appena citati, sia sulle masse dei lavoratori che sulle truppe al fronte. Ovunque scoppiano manifestazioni contro la guerra. Abbiamo sia scioperi degli operai che ammutinamenti dei soldati. Il caso più grave si verifica sul fronte francese, dove all'inizio di maggio alcuni reparti di fanteria si rifiutano di tornare a combattere e l'ammutinamento coinvolge più di 40.000 persone e viene domato sia con una dura repressione sia con qualche concessione ai combattenti. Il trattamento dei soldati infatti viene migliorato e al comando delle truppe francesi viene chiamato il generale Philippe Pétain, che è un sostenitore di un uso più umano delle truppe in battaglia. Ma non solo nell'intesa, anche negli imperi centrali si diffondono sentimenti di stanchezza e di insofferenza verso la guerra. In aprile, infatti, ci sono scioperi sia in Germania che in Austria. Nell'impero austro-ungarico, poi, a causa dell'andamento non proprio brillante della guerra, ritrovano forza affermazioni indipendentiste di nazionalità oppresse. Viene, per esempio, istituito un governo cecoslovacco in esilio e nell'estate del 1917 c'è un accordo tra serbi e croati per la costituzione di uno stato unitario degli slavi del sud Jugoslavia. È preoccupato dalla potenziale disgregazione dell'impero, il nuovo imperatore Carlo I avvia tra febbraio e aprile dei negoziati segreti in vista della pace, ma le sue proposte vengono respinte dall'intesa. Più in generale, tanto più cresce la sofferenza causata dalla guerra, tanto meno i responsabili degli stati belligeranti sono disposti ad ammettere che tutto ciò possa essere considerato inutile, riecheggiando le parole di Benedetto XV e del suo invito a porre fine all'inutile strage. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo capitolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Come sempre vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Io vi ringrazio della visione e vi do appuntamento ai prossimi. Ciao a tutti!